Un cordiale saluto a tutti gli amici santagatesi all'ascolto e anche agli amici non santagatesi. Oggi è domenica 1 aprile 2012 e la Santa Madre Chiesa ci fa ricordare con la festa delle palme l'entrata di Gesù trionfante a Gerusalemme. Anche noi a Sant'Agata di Puglia vogliamo ricordare quando Gesù entrò in Gerusalemme. Mi trovo davanti alla chiesa di Sant'Antonio e sono le 8 e 15 del mattino e a breve andremo alla croce, a un monumento dove c'è posizionata una croce a metà salita tra Sant'Antonio e la Porta Nuova e andremo lì per la benedizione delle palme e poi si snoderà una breve processione per arrivare alla chiesa di Sant'Antonio. A te, oh Cristo, re di eterna gloria. Le folle degli ebrei, portando rame d'olivo, andavano incontro a Gesù e acclamavano con voce dicendo: Osanna nell'alto dei cieli. Lode a te, oh Cristo, re di del Signore la terra e quanto contiene, l'universo, i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondata e sui fiumi la sta. Fratelli, questo nostro incontro ai piedi della croce è il preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e sua risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce, alla nostra croce, per essere anche partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Benedici Dio Onnipotente questi rami di olivo e conceda a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultante il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo e di vivere regna nei secoli dei secoli. È bello che questi rami di olivi ci ricordino sempre la vitalità dell'olio nel nostro cuore, non farlo arrugginire dai nostri peccati, avere sempre la forza della pace, perché l'olio significa pace, significa vittoria. Quando ci sentiamo stanchi di essere buoni, quando ci sentiamo stanchi di perdonare, di dimenticare, ricordiamoci del rame di olivo che significa vittoria. E Gesù è stato accolto a Gerusalemme nella sua passione, però lui non ha detto niente. Ha sopportato tutto, è andato incontro senza discriminazione alla morte, però è risuscitato. Quindi anche noi, se con perseveranza cerchiamo di fare il bene, risusciteremo, cioè, arriveremo alla vittoria su noi stessi, sul nostro peccato.
Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Anche se siamo un numero ridotto in un ambiente così che sembra essere protetto dalle costruzioni, è molto carico di stimolo per la riflessione questo ambiente nella ricorrenza della domenica. È significativo che la liturgia ci inviti a avviare il rito della benedizione dell'Italia nel contesto della rete urbana, nel contesto delle case e della città. Significa che questo che il Signore continua ancora a passare attraverso le nostre strade, non passa con i suoi piedi, con i nostri piedi. Noi siamo portatori di Cristo, noi siamo coloro che oggi sono chiamati a rendere omaggio al Signore e vivere con senso di maggiore responsabilità il mistero e il dramma della settimana. Sentiremo fra poco il contrasto tra l'osanna della folla mentre il Signore Gesù regna in Gerusalemme e poi il tumulto della piazza. Carissimi fratelli e sorelle, questa domenica liturgica alla Pasqua del Signore alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio di potente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi ai tuoi fedeli che accompagniamo esultanti in Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sollevate l'anime. Imitiamo con la nostra piccola processione le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore e abbiamoci in passo. Il sacerdote con la croce precede. Voi intonate canti della liturgia. Thank you.
Diamo inizio a questa giornata di sole, fresca, però soprattutto piena di bontà di Dio, perché le palme che abbiamo nelle mani rappresentano la vittoria, come se fosse una bandiera, non una bandiera mezz'asta, una bandiera che svettola, perché Gesù morto però è risuscitato, quindi ha ridato la vita a se stesso per dimostrare che Dio è che vuole che noi anche risuscitiamo ogni giorno. Quindi la palma che adesso benediciamo la porteremo non solamente fino alla chiesa, fino alla casa, la porteremo anche nel cuore, perché vuol dire che Dio è con noi per aiutarci a vincere qualsiasi depressione, qualsiasi peccato, qualsiasi desiderio di vendetta. Dobbiamo vincere sempre, non lasciarci vincere dal peccato, perché sarebbe la morte spirituale, e poi verrà anche la morte fisica, perché, però quella tutti siamo soggetti, e Dio vuole la nostra vittoria su noi stessi, essere vittoriosi contro il male. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Osanna al Figlio di David, osanna il Redentor. Osanna al Figlio di David, osanna il Redentor. Fratelli, questo nostro incontro è inizio della Pasqua del Signore, al quale stiamo preparandoci con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e della sua risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore quando entra nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Accresci, o Dio, la fede che spera in te. Conceda a noi, tuoi fedeli, che richiamo questi rami in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a Lui per portare frutto di opere buone. Lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Questa vittoria nostra sul peccato cominciò quando ci siamo battezzati, perché Dio ha messo nel nostro cuore, nel giorno del battesimo, la linfa, ossia l'innesto della bontà. Quindi ogni volta che ci facciamo la croce con l'acqua santa, ricordiamo che dobbiamo essere vittoriosi sempre, e le palme che abbiamo in mano ci ricordano questo, non tanto dovere, quanto la vocazione che Dio ci ha dato per vincere, perché Lui è con noi tutti i giorni. Ecco, diciamo il Vangelo che San Matteo ha scritto. Quando si avvicinarono a Gerusalemme verso Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte,
e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo, conducetelo. E se qualcuno vi dirà, perché fate questo? Voi rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito. Andarono, trovarono un asinello legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Alcuni dei presenti gli dissero, che fate sciogliendo questo asinello? Essi risposero come aveva detto loro il Signore Gesù e li lasciarono a fare. Condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli e Gesù vi montò sopra l'asinello. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliate dai campi. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Quindi noi anche senza asinello, però sul campo che Dio ci ha dato, andiamo verso la nostra Gerusalemme, cioè la Santa Chiesa, su cui celebreremo la Santa Eucaristia. Quindi la Chiesa, qualsiasi Chiesa dove si celebra la Santa Messa, è una città santa dove Gesù entra e vuole dare se stesso per noi. Quindi lo riceviamo nella Santa Confessione e soprattutto nella Santa Eucaristia. Quindi ci avviciniamo alla Chiesa. Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentor. Aprite mio porte eterne, avanzi re della gloria, adorino cielo e terra, l'eterno suo potere. Osanna al figlio di Davide, Osanna Redentor, Osanna figlio di Davide, Osanna del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo qui riuniti proprio nel nome di Dio Trinità, che abbiamo detto Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi siamo membri, figli della famiglia di Dio. Ma quanto è bello vedere i fanciulli come voi, vestiti a festa con il ramo d'olivo. Che domenica è oggi? E dove sono le palme? Ah, che palme sono queste? D'olivo o quelle di banana? D'olivo. Bene, allora noi vi benediciamo. È bello, no? Mentre stiamo qui, pensare attraverso le letture che ascolteremo qui e soprattutto in chiesa, come si sia davvero realizzata quella giornata particolare, una domenica come quella di oggi, no? Quando Gesù, senza aver fatto tanta propaganda, niente, saliva verso la città. Verso quale città saliva? Gerusalemme, che era la capitale dell'antico Israele, no?
la sede della cultura, la sede del governo, la sede lì c'era un grande tempio, come si chiamava? Il tempio dove gli ebrei si radunavano per la preghiera, come si chiamava? Ve l'ho già detto io, si chiama tempio, luogo di preghiera, è vero, sì sì. Allora, a fare davvero festa a Gesù che entrava a Gerusalemme, erano proprio i fanciulli come voi. Voi siete molto più disciplinati, ordinati. Quelli salivano sugli alberi, staccavano i rami degli alberi, li buttavano sulla folla e tutti prendevano, perché i bambini erano loro che facevano festa. Gli adulti capivano e non capivano. Non so che senso potesse avere per loro, per gli adulti, no? Vedere un uomo che entra a Gerusalemme addosso ad un asino. No, non è l'asino l'elemento di trasporto della persona che ha comando, che ha autorità. C'è un altro animale, un quadrupede molto più bello, molto più imperioso, molto più superbo dell'asino, sì o no? Qui abbiamo benedetto l'anno scorso, durante la festa di San Rocco, abbiamo benedetto gli animali. Tra gli animali c'erano un asinello, un'altra asinella un tantino più grande, mamma del piccolino, ma poi c'erano anche i cavalli, dicono più forte, i cavalli. Il cavallo è l'animale che porta l'uomo, che crede di essere come il cavallo potente, che ha forza, energia, è spumeggiante il cavallo. L'asinello cosa volete che sia? Con la coda così, di qua e di là, poi tira avanti, boom, boom, botte, no? Allora, noi in questo momento stiamo vivendo, io sto scherzando così per attirare la vostra attenzione, ma guardate che a fare festa a Gesù sono stati soprattutto i fanciulli. Gli adulti, quando si arriva in pubblica piazza, incominciano a fare i giudici della storia. E quel povero Gesù che non aveva combinato nulla, cosa fanno? Lo condannano. Ascolteremo poi dalla lettura della passione, come sono andate le cose. Noi adesso concentriamoci, vogliamo far festa con Gesù, che non vediamo ma che cammina con noi. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, questa assemblea liturgica è il preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Vi invito a sollevare in alto il ramo d'olivo, il sacerdote benedice. Dio onnipotente ed eterno, benedisci questi ramo d'olivo e concedi ai tuoi fedeli che accompagniamo esultanti in Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo un attimo come l'Evangelista Marco racconta la scena dell'ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, sono i nomi di due cittadine, paesotti, come per esempio Sant'Agata e l'altro paese vicino, come si chiama? Sì, mentre camminava Gesù,
presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse: andate nel villaggio di fronte. E subito, entrando in esso, troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo manderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro, voi sapete cos'è il puledro? Legato vicino ad una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, sono i rami delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. E parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Noi proprio queste ultime parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo le prendiamo come canto processionale, mentre ci disponiamo in maniera tale da percorrere un breve tratto di strada, Periglio, Piazza San Nicola. E intanto, aiutati da Maurizio o qualche altro, noi cantiamo insieme. Disponetevi in fila. Sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? La tua tristezza, Gerusalemme, Gerusalemme, canta e danza il tuo Signore. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, la tua volontà, come in cielo. Ave Maria,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentore. Osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentore. Come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
sedendo. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola così bruciata. Ogni mattina appartengo il mio orecchio, perché io ascolto i tuoi Dio, perché mi hai abbandonato? Dio, perché Dio, perché quando celebreremo la Pasqua della Risurrezione, saranno loro per prime a recarsi alla tomba e a constatare che il Cristo Signore è risorto. Signore Gesù Cristo, che hai detto
santo sacerdote. Thank you.